È chiaro che le conclusioni del video precedente, sono sbagliate, nel senso che non c'è nessuna contraddizione. Il metallo sconosciuto è effettivamente il magnesio, perché già, in precedenza avevamo visto che il lavoro di estrazione era 3,7 elettronvolt in accordo con l'applet virtuale, e ora abbiamo trovato che la frequenza di soglia è 890 terahertz, quindi, si conferma il magnesio. Inoltre, dalla frequenza di soglia appena misurata possiamo anche ricavare il lavoro di estrazione grazie alla formula di Einstein. Infatti, ricordiamo che nella formula di Einstein l'energia cinetica che viene conferita agli elettroni estratti, i più veloci, quelli legati più debolmente nel metallo, questa energia cinetica è l'energia residua che rimane agli elettroni dopo che i singoli fotoni di energia HF hanno speso una parte della loro energia per estrarre l'elettrone dal metallo, quindi è l'energia del fotone meno il lavoro di estrazione. Se ci mettiamo in condizioni di soglia, quindi questa lunghezza d'onda che è la frequenza di soglia, 890 terahertz, vediamo che gli elettroni escono con energia cinetica nulla, infatti non escono. Questo vuol dire che i fotoni impiegano interamente tutta la loro energia soltanto per estrarre gli elettroni, ma poi non sono in grado di dare loro energia cinetica. Quindi l'energia cinetica degli elettroni più veloci è zero, in corrispondenza della frequenza di soglia F0. Da qui, avendo misurato adesso la frequenza di soglia 890 Hz, con la formula inversa ci calcoliamo il lavoro di estrazione HF0. E effettivamente ritroviamo che sono 3,7 elettron volt.